Continuiamo con il terzo video su integrali e funzioni complesse, cioè funzioni complesse della variabile complessa nella integrale di z su z quadro lungo la circonferenza x quadro più y quadro uguale a 1. Prima scriviamo un po' di proprietà dei numeri complessi. Il numero complesso si può scrivere in forma cartesiana z uguale x più i per y, quindi x è la parte reale e y è la parte immaginaria, e quindi la distanza dall'origine al punto associato al numero complesso xy si dice modulo del numero complesso, invece teta è l'argomento del numero complesso. Se guardiamo la figura, quindi possiamo scrivere x rho cosen teta mettendo in evidenza rho, quindi cosen teta, invece y rho sen teta, quindi più i sen teta. Questa è la forma trigonometrica, la forma goniometrica del numero complesso. Adesso si può utilizzare anche la forma esponenziale del numero complesso, z uguale e elevato a i teta, secondo la formula di Eulero, che e elevato a i teta uguale cosen teta più i per sen teta. Questa è la formula di Eulero. Vediamo un po' le proprietà della formula di Eulero. Perché si può scrivere cosen teta più i sen teta uguale elevato a i teta? Quindi facendo le operazioni con i numeri complessi in forma goniometrica o in forma esponenziale, praticamente si ottiene lo stesso risultato. Proviamo, per esempio, proviamo cosen teta più i sen teta più i seno teta tutto alla seconda, cioè ho elevato al quadrato, quindi vuol dire e elevato a i per 2 teta, cioè elevato a i teta tutto al quadrato vuol dire elevato a i per 2 teta, punto interrogativo. Vediamo se va bene questa. Quindi mettiamo un punto A. Il quadrato cosen quadro teta più il quadrato dell'altro, i al quadrato è meno 1, quindi meno sen quadro teta più il doppio prodotto 2 sen teta per cosen teta uguale elevato a i teta, mettiamo elevato a i teta tutto al quadrato qui, quindi elevato a i per 2 teta, si moltiplicano gli esponenti. Cosen quadro teta meno sen quadro teta è coseno del 2 teta più i 2 sen teta per cosen teta manca la i qui, anche manca la i più i per 2 sen teta cosen teta, quindi più i 2 sen teta cosen teta è seno di 2 teta. E quindi è dimostrata, cioè praticamente è elevato a i 2 teta, o 2 teta i, è la stessa cosa, i 2 teta. Quindi ok. Cioè praticamente facendo le operazioni inverse di quadrato in forma goniometrica, in forma esponenziale, si ottiene lo stesso risultato, quindi benissimo. Provo un altro, per esempio faccio una moltiplicazione. E elevato a i teta per e elevato a i 2 teta. Vediamo se mi viene questo. E elevato a i teta per e elevato a i 2 teta e elevato a i per 3 teta. Quindi vuol dire coseno di 3 teta più i per seno di 3 teta. Coseno di 3 teta più i seno di 3 teta. Benissimo. Quindi, punto interrogativo, vediamo se va bene. Quindi facciamo la moltiplicazione qui, scrivendo e elevato di teta con la formula di Eulero. Quindi cosen teta più i per sen teta, si legge, no? Per sen teta, che moltiplica cosen di 2 teta più
più i per seno di 2 teta uguale, deve dare e elevato di 3 teta. Cominciamo a svolgere. Cosen teta per cosen 2 teta, lo scriviamo, cosen teta per cosen 2 teta. Scriviamo la parte reale prima, cosen teta per cosen 2 teta, questo per questo, i per i meno 1, io al quadrato, quindi meno sen teta per cosen 2 teta, meno, facciamo sen 2 teta per cosen teta, scriviamo prima cioè sen 2 teta per sen teta, ok. Seno teta per seno di teta. Benissimo, questa è la parte reale più la parte immaginaria, più i che moltiplica. Nella i abbiamo cosen teta sen di 2 teta. Scriviamo sen 2 teta per cosen teta. Nella I abbiamo anche questa, più cosen 2 teta per sen teta, più coseno di 2 teta, che moltiplica sen teta. Benissimo, uguale. Cosen cosen meno sen sen è coseno di alfa più beta, cioè alfa è la teta, beta invece è 2 teta. Cosen di alfa più beta è cosen cosen meno sen sen. Quindi questo è coseno della somma. Quindi coseno, tutto questo ti dà coseno di, e anche questo qui è un altro termine, no? Il primo termine ti dà coseno di teta più 2 teta. Più i, questo qui è seno coseno più coseno seno, seno della somma, seno di 2 teta più teta, teta più 2 teta uguale. I per seno. Vabbè, mettiamo 2 teta in ordine come l'abbiamo scritto lì, 2 teta più teta. Cioè praticamente coseno di 3 teta uguale coseno, si legge, no? 3 teta più i che moltiplica seno di 3 teta. Cioè praticamente è elevato. È elevato 3i teta, è elevato i per 3 teta, è elevato i per 3 teta. E quindi qui finisce la dimostrazione. Cioè praticamente abbiamo applicato, praticamente abbiamo fatto un quadrato, una moltiplicazione e quindi praticamente si ottengono gli stessi risultati, quindi è la forma di Eulero, e elevato di teta, coseno teta più il sen teta, e elevato di teta sostituisce esattamente il numero complesso coseno teta più il sen teta e si dice forma esponenziale del numero complesso oppure forma di Eulero. Quindi io lo chiudo qui e il prossimo video vi faccio direttamente l'integrale, cioè ci tenevo di darvi queste definizioni, diciamo, questi chiarimenti, e quindi il prossimo video continuiamo con l'integrale. Finisce qui, Vladimir Pasturi, da Roma, vi invito a iscrivervi nel mio canale, il numero di telefono 340 90 10 279, e potete scrivermi anche a Facebook con lo stesso nome, Vladimir Costuri. Quindi vi invito a iscrivervi nel mio canale. Finisce qui.